amici del Portale del Verde, buongiorno, ben ritrovati. Oggi vi presentiamo questo piccolo albero, si chiama Prunus glandulosa, e lo facciamo qui dal Peraga Garden Center di Mercenasco, vicino a Torino, in compagnia della nostra esperta Francesca Vernile. Eccoci qui Francesca, cosa puoi dirci di questo bel prunus? Allora, qui abbiamo un prunus glandulosa nella varietà Alba Plena, perché il fiore è doppio. È un mandorlo da fiore, viene chiamato. Chiaramente il mandorlo è sempre un prunus, però è un'altra specie, in ogni caso questo lo ricorda un po'. È un albero ornamentale, produce delle piccole ciliegine a sprigne commestibili, però insomma non è quello il motivo per cui viene coltivato. Sicuramente il motivo è la fioritura incredibile, che prende praticamente quasi tutto il ramo, e tutto sommato ha una durata anche piuttosto prolungata per essere un prunus. Fiorisce chiaramente all'inizio della primavera, è un albero spogliante che può raggiungere dimensioni anche ragguardevoli, perché parliamo di un 6 metri d'altezza e un 3 metri di larghezza. È una pianta che non teme il freddo del nord Italia, ma quello delle Alpi sì, quindi purtroppo i nostri amici che vivono in quelle zone fredde dovranno rinunciare a questa pianta. Per il resto gli altri la possono tranquillamente mettere in piena terra, gli si dà un bello spazio, gli si fa una bella buca d'impianto con del concime organico e lei andrà su tranquillamente. Il primo anno dell'impianto vi consiglio di dare abbondante acqua, ma abbondante nel senso magari non frequente ma tanta, perché quando l'acqua è tanta scende bene in profondità e le radici sono stimolate ad andare giù in profondità e quindi ad attecchire bene. Se noi invece magari la annaffiamo spesso ma superficialmente, lei tende a fare delle radici più superficiali e quindi poi ci potrebbero essere anche problemi di stabilità. Questa è una cosa che vale un po' per tutti gli alberi. Che altro dire? Possiamo mantenerlo in forma potandolo dopo la fioritura, lo possiamo potare alla quarta gemma in maniera tale che lui sia sviluppato. Cosa vuol dire la quarta gemma? Allora, ad esempio, qui vediamo, contiamo le gemme, 1, 2, 3, 4 e tagliamo. Quindi una potatura diciamo anche abbastanza drastica. Sì, anche una potatura abbastanza drastica, però mi raccomando dopo la fioritura, perché altrimenti se lo facciamo prima ci giochiamo tutta la fioritura. E una bella posizione soleggiata sicuramente. In giardino può essere messo come esemplare singolo, ma possiamo anche fare un gruppetto che anzi esalterà questa fioritura bianca. Magari lo mettiamo sarebbe molto bello metterlo contro degli alberi o degli arbusti sempre verdi a foglia scura, in maniera tale che il bianco possa risaltare ancora meglio. Bene, ringraziamo Francesca per questi preziosi consigli. Vi invitiamo a mettere un bel pollice all'insù e iscrivervi al nostro canale. Ciao, alla prossima!